Ok raga, siamo con la seconda parte del video in cui andiamo a testare il buon Fer. E la giornata però è sempre la stessa. Sempre la stessa, sì, lo sto testando a 360 gradi. Ora andiamo sotto le parallele e continuiamo che ti devo, mannaggia. Cioè, io, se braccia, io ragazzi, dobbiamo... stavo bene all'ombra, perché devo andare sotto le parallele? Allora, viene l'ombra, andiamo. Allora, caro Fer, per il back lever, intanto cos'è il back lever? Hai visto il front? È la stessa cosa ma a testa in giù, quindi... Okay. Da qua rotoliamo indietro, distendiamo, okay. E questo è il back lever. Tu inizialmente potresti fare questo, quindi come hai fatto nel front lever, raccogli le gambe e mantieni. Mi sa di roba complicatissima, ragazzi. No, in realtà questa è una delle skill vere più facili. Ok, ma è sbaglio o è molto più rosso rispetto agli sterling? Beh, a testa in giù. E soprattutto, ti è mai capitato facendo questo esercizio che ti si smontasse il braccio? No, infatti, esatto. Allora, prima di iniziare facciamo un test. Stendi il braccio completamente. Okay. Ok. Allora, nel caso in cui fosse stato un po' flesso, tipo così. Ok. Adesso vedi, lo stendi completamente, ok. Però c'è chi magari è un po' corto di bicipite, okay. E tiene il braccio un po' flesso. In quel caso non si fa questo esercizio perché rischi che ti si strappi il bicipite. Ok, bene, ottimo. Però allora, così vai tranquillo. Io ti direi, se mi fai vedere solamente la parte effettiva, tu porti le ginocchia al petto. Oh, ti faccio vedere come lo devi fare te, che è la cosa più sicura, anche se magari hai un po' di paura. Oh, da qua, raccogliti, da un colpo secco arrivi qua. Ah, ok, quindi tipo front, secco, arrivi subito lì. Front lever, però dall'alto, che è più facile. Okay. Da qua ti porti qua. Ti consiglio di guardare verso il basso e scendi, poi ti dirò io quanto scendere e arrivi qua. Ok. Se poi arrivi in un punto tipo qua che sei in difficoltà, se ti lasci andare rischi di... Vabbè, se ti lasci andare così, ok, anche se sarebbe meglio evitare, cosa che dovresti girare. Però beh, ti do una mano io nel caso se hai difficoltà. Ok, ok. L'unica cosa mi ha quando... No, se ti fai prendere dalla paura, quindi tranquillo che ti aiuto io nel caso a rigirare. Okay. Vediamo. Allora, io faccio già una mossa. Come insegna la nonna. Allora, ti do una mano a slanciare su. Pensa intanto a toccare i piedi, sì, qua. Sto ragionando un attimino. Cioè, tu mi dai una mano in che movimento? Ti butto su. Ok. Tu raccogli bene le gambe al petto. Ok. Colpo secco. Non aver paura, se sono io. No. Fai una cosa. Quello che... Prova a farlo da qua. Però noto che se io prima ho fatto l'esercizio, quello che mi ho fatto vedere, che ho fatto per mezzo secondo, che ho tenuto le ginocchia al petto, sì. Già quello faccio fatica. Ma è diverso, perché quello che hai fatto tu prima arrivavi qui. Okay. Qua è qua sopra, è tutta un'altra cosa. Ok. Cioè da qua a qua è molto più semplice. Per quello dico, datti un bel colpo secco. Ok. Beh, magari non così tanto, perché sì, la tibia. Sì. Colpo secco. Aspetta, Ti sollevo il sedere. Ok, quindi così. Ok. Ok. Esatto. Ok. Allora, è successo qualcosa? Non l'hai tenuto. Non l'ho tenuto, però ho visto tutto girare. Ok. No. Allora, posso riprovarlo tra 2 minuti, forse? Va bene. Pausa un attimo, time out, arbitro. Proviamola. Vai, riprova. Vediamo un po'. Allora, io ho spiegato un altro paio di cosine, vediamo. Più che altro stai più indietro con le gambe, col sedere, okay. Stai sotto, ancora, più indietro, ancora indietro, okay. ancora. Ok, da qua raccogli, provo a darti una mano io. Ok. Ottimo. Ok, allora. Gambe al petto, ok. Ok. Gira piano, controlla. Ok. Però ho capito. Vabbè, qua hai mollato, sì, perché non ne avevi più o ti sei fatto prendere un po' dal panico? Non lo so. Da quando non andare troppo più indietro, vai da avanti, qui, più indietro ancora. Ok. Ok, da qua. Aspetta, provo a farlo in autonomia o dici che ho bisogno di... Vai, prova da solo, va bene, non c'è problema. Se vuoi puoi anche stringere un po' la presa. Ok. Perfetto, gambe al petto. Quando scendi pensa di chiudere anche questo angolo, porta il piede vicino al sedere, ottimo. Gira piano piano, ok, rotola. Vai, giù. Però l'hai controllato. L'ho controllata meglio sto giro. No, ci sta. Sì, lo fai una decina di volte e cambi da così a così, Ci sta. Questa, da feedback da persona alta, questa è la cosa più fattibile da fare. Sì, il back lever è semplice. Adesso qua mano a mano che scendi ti tengo una mano sul petto e vediamo se... Sarà il mio elastico. Ah, esatto. Piano piano, controlla, scendi, mi raccomando, col sedere, giù, scendi. Sei ancora alto, devi andare giù. Ah, ok. Niente. Non so, cioè, dov'è che ho sbagliato secondo te? Dov'è che avrei dovuto... In
in realtà andavi bene. Ho mollato la cera. Io ero lì pronto a tenerti perché ancora non c'era pressione verso il basso. Ho appena iniziato ad arrivare la pressione verso il basso. Io quelli dove ho mollato pensavo che era al punto dove dovevo allungare le gambe. No, tu eri qua ancora. Eri qua. Ah, ero lì? Ma sì. Si può rivedere il video semplicemente? Sì. Stavo, dove stai andando con i piedi? Tranquillo. Ok. Do una spinta io. Colpo secco. Ok. Da qua, mano a mano che scendi, avvicina i piedi al sedere. Ok. Vai giù. Così sei perfetto, però giù. Scendi. Te ne manca ancora tanto. Scendi. Ok, buono. Ancora poco. Ok, ci sei così. Ok. Ti ho aiutato perché avevo proprio la mano sui piedi, che è il punto di massima leva. E quindi... mi hai aiutato anche bene. Okay. Però eri comunque stanco, quindi forse non lo tieni ancora libero. Però... figo, però mi piace. Questo è un qualcosa su cui lavorare. Buono. Ok, abbiamo visto il back lever, ora vedi questo. Questo che... lo usi per impiccarmi probabilmente. Sì, probabilmente sì. Proviamo a testarlo nel muscle up. Abbiamo fatto nel video precedente un po' di trazioni. Il muscle up libero ti dico già che è impossibile che lo hai, perché ti manca ancora un po' di forza nelle trazioni, però appunto con un elastico vediamo se potrebbe scapparci. Vai. Vediamo che succede. Io ti seguo. Allora, ti spiego la tecnica. Tu fai da sotto la sbarra, tendenzialmente un passettino indietro. Lo slancio non deve essere una roba esagerata, cioè più che lo slancio, l'oscillazione, cioè nel senso tu non è che devi arrivare qua, è una roba leggera. Quindi tu salti, ecco, così va bene, questa è l'oscillazione. Poi ovviamente te lo farei con l'elastico, quindi non farai il saltellino, ma sarà più così e poi ti dà una spinta. Quindi, molto semplicemente, dal momento in cui sei arrivato al punto massimo e stai tornando indietro, devi trazionare. A differenza delle trazioni normali, il petto non è aperto ma è più chiuso. E tu devi pensare di fare un movimento a C. Quindi appena, diciamo, stai arrivando su, devi proprio pensare che il petto deve andare avanti per chiudere questa C. Okay. Quindi tu parti, che fai così... e arrivi col petto in avanti. Alla fine della fiera verrebbe questo. Quindi la C è perché, passami l'ignoranza, è come se sfruttassi un po' di forza centrifuga praticamente. Ma più che altro è anche l'unico modo che hai per arrivare sopra la sbarra. Sì. Cioè se tu non fai questo movimento a C, esatto. Fai questo, arrivi al petto, è una trazione esplosiva, ma noi dobbiamo andare oltre, se no come fai a fare quel lì? Ok, chiaro. Vediamo. Elastico rigorosamente. Ovviamente ragazzi. Elastico. Non è neanche detto che con questo lo faccia, ma nel caso io ne diamo un altro assieme a questo. Adesso da qua ti lasci andare. Appena ti dico vai, tu trazioni su. Ok. Lascia. Vai. Ok, ho capito. No, era per capire qual è il punto. Ok. Vabbè, vado. Appena sei il punto massimo, stai iniziando a tornare indietro. Quando vuoi. Vai. Ok, ho capito. Okay. Però devo dargli un mix di tecniche. Okay. Vai, ti do una spinta pure io, oltre a quella che ti dà già l'elastico. Il problema è arrivato su capire qual è il punto in cui effettivamente da questo inizia a fare questo. Vabbè, questo qua è tu per ora devi solo pensare di andare su. Arrivare. Ed è solo tirato. Okay. I gomiti qua fondamentale, non devi tenerli larghi, stretti. Più stretto stai così. Ok. Bello stretto. Vai. Ok, puttana. Mi manca ancora. Dai, proviamo, provo a mettere un altro elastico, vediamo. Perché questo mi sembra che ancora sia... Okay. Vabbè, ci sta, come massimale hai 4-5 trazioni. Che abbiamo fatto anche prima. Ci sta. Quindi ora, oltre alla viola, ho messo anche quest'altra nera. Non dirlo, dire che è sempre solo uno. È sempre solo uno. Come dice il proverbio, il sole bacia i calistenici, signori. È proprio questo, dice. Ok. Quindi come prima... Adesso mi sento proprio... Potrei quasi... Appena tocco vado sulla luna. Allora vediamo. Ti dico io vai o l'hai capito? Sì, no, ho capito. Adesso mi devo concentrare. C'è il punto in cui l'elastico mi molla e devo comunque farlo. Il pollice qua ti consiglio di tenerlo giù, perché se ti dai troppa foga rischi di scivolare. Ok, chiaro. Dai uomo. Ora. Aspetta. Ok. Stavo cercando di capire prima. Ho fatto entrambe le fasi. Ora. Ci sta. Alla prima oscillazione devi subito partire, Ferra. Ok. Beh, se non lo fai poi ti do una mano io. Ok, là. Aspetta, ok. Non era male. Mi però, manca ancora un pochino, vaffanculo. Allora, qua dovevi andare su. Vabbè, magari può essere anche carenza di forza, perché il movimento era giusto, però dovevi andare ancora più su e in avanti di conseguenza. Dai, ti do uno slancio io. Aspetta, fammi però ancora una volta solo. Vai. Ora, bello? Fanculo. No, ti manca un po' di forza. Mi manca ancora un pezzettino. Dai, prova, ti do una spinta io stavolta. Colpo secco. Mi raccomando, pensa a portare il petto sopra la sbarra. Ah, mannaggia. Che puttana. Dai. Cattivo. Su.
Ola! Dai! Però questa volta ce l'ho, Primo muscle up della mia vita questo, Più o meno. Deve arrivare. Ancora fica, però dai. Almeno sai cosa significa andare sopra la sbarra. Vai! Bravo, dip. Ok. Buono. Adesso come scendo? Come sei salito? Fai un dip. Scherzo. Okay. Oddio, così è un po' brutale. Un po' pericoloso, un po' rischiato la vita, ma. Un pochino. Come mi aspettavo, è alto, non fa cali, quindi un po' meglio sulle basi, sulle skill. Non potevo. Arriverà poi qualcosa anche in palestra, stai tranquillo. Dai, è stato un piacere. Ci becchiamo alla prossima. Mi raccomando, like, iscrizione, campanellina. Trovate il suo canale giù in descrizione. Belli, riga. Ciao, belli.